Ognuno ha una sua posizione preferita da seduto. Cosa ci sarà mai di così interessante, giusto? In effetti può rivelare molte cose inaspettate sul tuo carattere e anche sulla tua personalità. Ti piacerebbe saperne di più? Allora continua a guardare. Ma prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Attiva anche le notifiche e non ti perderai nessuno dei nostri nuovi video. 1. Posizione eretta. Se di solito ti siedi in posizione eretta, sei una persona forte e sicura di sé. Non dubiti quasi mai delle tue azioni e delle tue decisioni. Questo è davvero qualcosa per cui dovresti essere ammirato, perché è molto raro che le persone credano in se stesse quanto fai tu. È incredibile. Tuttavia, a volte può portare ad una mentalità ristretta e a farti credere che non puoi fare nulla di sbagliato. Se noti questi segnali, prova a lavorarci sopra. Ti piace essere al corrente e avere il controllo della situazione. Allo stesso tempo, sei molto affidabile nelle comunicazioni con i tuoi parenti e colleghi e cerchi sempre di venire in soccorso e sostieni chiunque nei momenti difficili. Sei un amico incredibile e una persona determinata e ambiziosa. Continua così, sicuramente otterrai tutto ciò che vuoi. 2. Sedersi inclinati all'indietro. Se tendi ad inclinarti all'indietro mentre sei seduto, significa che sei una persona profondamente sensibile e comprensiva. Non rimani mai indifferente verso i sentimenti degli altri. Puoi calmare e incoraggiare le persone come nessun altro. E cerchi di vivere secondo la regola del «tratta gli altri come vuoi essere trattato». Affronti decisioni importanti con molta attenzione. Non sei il tipo che decide qualcosa in base al momento. Di norma, prima di procedere con qualcosa di importante, monitori la situazione per un lungo periodo, confrontando tutti i pro e i contro. Solo allora prendi la tua decisione finale. Certo, ci vuole del tempo per farlo, ma raramente rimpiangi le tue azioni o ti chiedi perché l'ho fatto. Invece, dovresti concederti più spontaneità nella tua vita. La renderà solo più positiva. 3. Sporgersi in avanti da seduti. Se ti siedi piegandoti un po' in avanti, puoi essere descritto come qualcuno che si fa trascinare facilmente. Questo perché ti interessa una varietà di cose. Hai tonnellate di hobby e continui a trovarne altri. Sei veramente di larghe vedute e puoi facilmente condurre una conversazione su quasi tutti gli argomenti. Mentre stiamo parlando di interazioni sociali, vale la pena ricordare che sei moderatamente curioso e aperto a fare nuove conoscenze. Puoi ingraziarti gli altri, complimentarti abilmente e lodare il tuo interlocutore se pensi che sia appropriato. Tutto ciò ti aiuta a creare facilmente amici e connessioni amichevoli, in quanto riesci a leggere le persone come se fossero un libro aperto. Usa tutta questa energia con saggezza. 4. Sedersi con le gambe unite. Le persone che amano sedersi con le gambe unite danno solitamente una prima impressione sbagliata. A prima vista possono sembrare freddi, ma la verità è che quando li conosci scopri quanto siano gentili e sinceri. Se sei in questo gruppo di persone, non sei così grande nel mostrare le tue emozioni, a destra e a sinistra, e non sei una persona melodrammatica. Al contrario, sei sobrio e riservato. Tuttavia, non ti fai problemi quando si tratta di dire la verità ed essere chiari quando bisogna rispondere a domande serie. Sei puntuale e meticoloso, e preferisci attenerti ad un piano in tutto. Cerca di aprirti un po' di più con le persone. A volte non riescono a vedere che bella persona sei per via dei muri che costruisci intorno a te. Forse è arrivato finalmente il momento di farli crollare? 5. Sedersi con le caviglie incrociate. Se ti senti a tuo agio incrociando le caviglie mentre sei seduto, significa che sei una persona decisa e che spesso mostri spiccate doti di leadership. Hai una forte personalità e sai cosa vuoi veramente. Inoltre ti piace essere informato e tenere tutto, talvolta tutti, sotto controllo, tanto che potrebbero addirittura chiamarti comandante. È una buona idea lavorare su questo, in quanto può rovinare le tue relazioni con amici e persone care. Dopotutto a molte persone non piace che gli si dica cosa fare costantemente. Durante le interazioni sociali, tuttavia, sei aperto a nuove amicizie, ma nelle relazioni puoi essere un tipo geloso. Di nuovo, la chiave qui è controllare te stesso e fidarti della persona che ami. 6. Sedersi con le gambe incrociate. Se solitamente ti siedi con le gambe incrociate, difficilmente puoi essere definito una persona sicura. Sei modesto e anche timido. Ti senti spesso imbarazzato di fronte agli estranei.
Sei un introverso e ti senti più a tuo agio da solo, piuttosto che ad una grande festa. Questo può anche aprire le porte alla tua creatività, mentre cerchi spesso di nascondere i tuoi sentimenti e le tue emozioni agli altri. Cerca di esprimerli in poesia, musica, disegni o qualsiasi altra forma d'arte. Socialmente sei percepito come una persona chiusa, e c'è del vero in questo perché hai solo una piccola cerchia di amici. Ma quello che importa di più è che ti sono stati vicini nonostante tutto, e tu sai che loro ti proteggeranno e tu farai lo stesso per loro. Ancora una volta, non aver paura di esprimere te stesso e mostrare la tua personalità alle persone. Sei veramente unico nel tuo genere, e le persone meritano di vedere la tua bella anima. 7. Sedersi con le braccia incrociate. Se tendi a incrociare le braccia mentre stai seduto, sei una persona seria con un carattere forte. Raramente scherzi, fai degli scherzi o giochi a qualcosa, mentre hai una visione più matura della vita. I tuoi pensieri sono profondi, quindi c'è spesso un'espressione concentrata di riflessione sul tuo viso, piuttosto che un radioso sorriso. Inoltre, la tua mente lavora sempre. Ti piace risolvere enigmi e rompicapi e trovare soluzioni a problemi difficili. Nessuno riesce a farlo come te. Nonostante ti senti completamente sicuro di te stesso, non ti apri subito con altre persone. Questo è semplicemente perché non hai davvero bisogno di compagnia, perché sei in armonia con te stesso e ti senti a tuo agio in compagnia di te stesso. Questo è davvero incredibile, ma non isolarti completamente dagli altri, ok? 8. Sedersi con le mani infilate tra le gambe. Se ti siedi con le mani infilate tra le gambe, sei molto gentile, sensibile e di buon cuore. Sei un'anima pura, che desidera sempre il meglio per gli altri. Non puoi tenere a lungo il rancore, preferendo di perdonare le persone e andare avanti con la tua vita. I tuoi amici e la tua famiglia sono fortunati ad averti, perché tu non sei il tipo che ignora i problemi degli altri. Invece, reagisci immediatamente e cerchi di dare tutto l'aiuto possibile. Fornisci consigli eccellenti e precisi, e dedichi del tempo durante la giornata ad aiutare chiunque ne abbia bisogno. Allo stesso tempo, sei timido, dubitando spesso delle tue parole e delle tue decisioni. Tendi a sottovalutarti, pensando che non sei niente di speciale. La cosa fondamentale per te è imparare ad amare e apprezzare te stesso. Sei molto più straordinario di quanto pensi. 9. Sedersi con le mani sulle ginocchia. Se per te sederti con le mani sulle ginocchia è la posizione più comoda, allora sei un leader e una persona audace e sicura, che tutti notano. La gente lo vede e ti segue ovunque tu vai. Puoi essere un meraviglioso supervisore o direttore, in quanto sai organizzare e ispirare le persone. Di norma questa posizione è comune anche tra le persone attente e focalizzate, piuttosto che nelle persone distratte. Non hai paura ad assumerti la responsabilità sia delle tue decisioni che delle altre persone. Inoltre, non hai paura dei problemi e trovi rapidamente modi per risolverli. Ma prestate molta attenzione alla vostra salute fisica e mentale. A volte le persone di questo tipo tendono ad essere dei maniaci del lavoro. Se ti sembra molto simile a te, assicurati di trovare il tempo per rilassarti più spesso. 10. Sedersi con le mani conserte. Se ami stare seduto con le mani conserte, probabilmente sei molto emotivo, impulsivo, aperto e amabile. Segui il tuo cuore e lascia che la tua intuizione ti guidi attraverso la vita. Sei un ottimista innato e di solito sei allegro e positivo, cosa che trasmetti ad altre persone. Hai molti buoni amici e diffondi energia positiva. Hai anche una visione positiva della vita e ispiri gli altri ad essere migliori e vivi la vita al massimo. Sei anche appassionato d'avventure e della buona compagnia e ti piace creare nuovi ricordi e presentarti a nuove persone. Non cambiare per nessuno. Hai una visione luminosa e unica e la tua personalità è davvero elettrica. 15. I risultati ottenuti corrispondono alla tua personalità? Diccelo nei commenti qui sotto. Non dimenticare di darci un mi piace e fai clic su iscriviti per rimanere su Il Lato Positivo.